Facciamo prima i macellai perché per il trasloco dal tendone all'ittico sono quelli che hanno bisogno di più tempo, perché loro una volta firmato il contratto entreranno in possesso delle chiavi dei propri box e quindi potranno iniziare i lavori d'adeguamento dei locali, perché comunque devono spostare celle frigo, banconi e così via, quindi devono adeguare sia l'impianto elettrico che la struttura. Loro ci hanno detto che avranno bisogno di circa 40-60 giorni, stiamo definendo una data insieme in modo che noi faremo una determina nella quale si dirà che se entro quella data, che quella data sarà obbligatoria per tutti, per far sì che il trasferimento avvenga e saranno staccate tutte le utenze alle vecchie postazioni. Quindi una volta che avremo concordato con loro una data, loro avranno l'obbligo di trasferirsi entro quell'arco di tempo che poi definiamo insieme. Loro sono stati disponibili, erano d'accordo a questo tipo di soluzione, quindi questa settimana i macellai firmeranno i contratti, mercoledì approveremo il contratto dei pescivendoli, per il mercato ittico. Con loro siamo andati più con calma perché il pescivendolo, diciamo, ha bisogno di meno lavori, quindi in realtà nel giro di una settimana riescono a trasferirsi e dobbiamo fare in modo di coordinare sia pescivendoli che macellai per fare in modo che tutti si trasferiscano nello stesso periodo.